Buongiorno cari fratelli, oggi mi sono seduto un pochettino qui in chiesa. Il Vangelo di oggi è particolare, mette una serie di cose insieme, e però la frase che un pochettino più mi ha colpito è quando Gesù ci dice: se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore. Io rimango in un posto quando in quel posto mi ci trovo bene, quando quel posto mi dà serenità, tranquillità. Ci rimango e se devo andare via per forza poi ci ritornerò in quel posto, fate l'esperienza tutti i giorni di questo, no? E allora quando Gesù dice se osserverete i miei comandamenti, sta a indicare proprio questo, sta a indicare che se noi ci mettiamo in comunione con Lui e rispettiamo quello che sono i comandamenti di Dio, poi saremo felici di quella situazione, saremo contenti. L'osservare i comandamenti di Dio non è una forma di schiavitù dove io devo osservare delle leggi. Osservare i comandamenti di Dio significa rimanere dentro il suo amore, ma soprattutto significa acquistare uno spazio di libertà, la libertà dei figli di Dio che legittimamente e scientemente scelgono di fare il bene. E quando io faccio il bene, allora sono sereno, sono felice, sono contento e rimango. Voglio rimanere in quella situazione. Come gli apostoli, quando Gesù si è trasfigurato, volevano fare 3 tende per rimanere lì, perché erano felici di quella situazione. Allora sicuramente la mia felicità sta nel mettere in pratica l'amore che Dio mi suggerisce di mettere in pratica. La mia felicità sta nel godere della bellezza di amare il prossimo e di rispettare ciò che Dio mi suggerisce di rispettare. E allora se vogliamo rimanere nella serenità, nell'amore, nella gioia, cerchiamo di mettere in pratica i comandamenti di Dio, che sono comandamenti dell'amore. Buona giornata.